Bene, mi è stato chiesto di farvi vedere come fondamentalmente scaricare un server, no? Cioè fare un server su Windows. Vi ho fatto vedere a suo tempo come farlo su Linux. Una volta installato il Java, cosa che avete fatto? Presumibilmente se avete scaricato un po' di cose normali, potete scaricarvi questo indirizzo. Che corrisponde, cioè vi permette di scaricare un punto zip 33 mega e poi questo punto zip lo potete ovviamente unzippare e diventa una cartella. C'è una cosa, quindi perché ho già fatto una prova prima, ma dunque, ok, quindi questo allora facciamo. Vabbè, lo scarichiamo magari su un'altra cartella, ok? Quindi scarichiamo extract files, lo scarichiamo qua sotto nella cartella. Andiamo a vedere server 1 se ce lo fa fare. Ecco, server 1, ok? Quindi server 1, qui ci sono tutti questi file. Adesso noi prendiamo dove l'abbiamo messo, ctrl-c, andiamo in, ok, quindi andiamo sulla finestra DOS, quindi di due punti perché l'ho scaricato qua, con cd, vediamo un po' se ce la faremo, copia. Tasto destro, ok. Vedete che qui abbiamo tutta una serie di jar che sono i plugin. Quindi proviamo a vedere se. Allora facciamo. Ma facciamo così: una cosa molto semplice. Lanciamo il server. Quindi Java. Qui dovete avere un Java installato. Se non ce l'avete, dovete installarlo. Ma non ve lo faccio vedere qua. Ma probabilmente se avete installato Shiginima o altri, presumibilmente ce l'avete. L'idea è di lanciare Spigot 1.11, quindi facciamo java-jar Spigot 1.11. Ok, allora quello che succede è che lui dice che è già uscito la versione 1.11.1, ma noi ci fermiamo su questa. E beh, lui ci fa un ritardo di 15 secondi, ma dopo un po' parte e quindi funziona. Ok? Allora, in realtà la prima volta bisogna andare in EULA, quindi facciamo notepad EULA.txt e qui andiamo a mettere EULA uguale true. Ok, come vedete tra l'altro le cose per installarlo sono, cioè le istruzioni di installazione sono gli stesse che su Linux, quindi adesso lo rilanciate, aspettiamo i 9-15 secondi. Quando riparte, a questo punto dovrebbe fare partire tutto il server, comprensivo anche della costruzione dei mondi, quindi costruirà il World, il Nether, eccetera. Vedete che è partito tutto. Costruisce la spawn area e questo lo fa per i tre livelli del mondo. Quindi questo mondo c'ha un primo livello. Ok, poi il secondo livello. Ok, dovrei farne poi ancora un terzo livello. Ecco. Perfetto. Allora, a questo punto il mondo è fatto, ma noi ci dobbiamo metterci i plugin. I plugin sono qua. Dunque, lui ha creato vari direttori. In realtà poi qui come bisognerebbe poi server.properties metterlo a posto, ma per brevità non ve lo faccio vedere.
andiamo soltanto a vedere i plugin.jar, quindi tutti i .jar che abbiamo, per questo facciamo move asterisco.jar, quindi tutti i .jar li mettiamo sotto plugins. Questo ci sposta tutti i plugins, purtroppo ci sposta anche il spigot, che quindi li rimettiamo a posto. Quindi facciamo move plugins spigot.jar. E questo ce lo ritorna qui da noi. Ora, a questo punto il server è praticamente pronto con i plugin. Basta lanciarlo. Per lanciarlo, ricordate, dobbiamo fare Java meno x mx 4 giga, ad esempio, meno jar spigot, spigot 1.11.jar. Quindi ora lanciate così, ho queste informazioni, le mettete in un punto bat e poi lanciate il bat. Ok, quindi a questo punto, questo è importante per mettergli la RAM. Aspettate questi benedetti 15 secondi. Lui va su, manda su. Ecco, avendo copiato tutti i plugin sotto plugins, a questo punto dovrebbe caricare tutti i plugins. Quindi, ecco, alcuni di questi plugin costruiscono delle cose, multiverso, eccetera. Per vedere se avete caricato tutto, fate PL, plugins, e vedete che devono essere tutti verdi. Ora, a questo punto, per collegarsi, andiamo nel nostro solito, facciamo add server e gli mettiamo un local LAN server. Per esempio, se lo fate sulla vostra scuola, e qui gli mettete il nome del PC dove c'è. Io lo metto localhost perché è il mio. Potrebbe anche mettere 127.0.0.1, che è lo stesso significato. E facendo done, vedete che è verde. Verde vuol dire che lo vede. Quindi quando mi collego, vedete che qui compare e lui fa vedere esattamente il vostro mondo. Adesso siamo nell'acqua e poi, se volete avere l'ebbrezza di essere il hop, potete fare hop Salazzaro, ok? Oppure puoi fare tutte le tecniche che vi spiego nel corso. Quindi quando siete hopped potete fare game mode 1, ok? E quindi potete volare e tutto quello che è necessario. Ora, questo credo che sia più o meno tutto per fare un server molto semplicemente su una macchina Windows. Come vedete, è perfettamente identico a farlo su Linux. Quindi con questo finisco il video.